Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video. Ci ritroviamo su Far Cry Primal, quindi mi raccomando, proviamo a superare i 2000 mi piace perché sto per mostrarvi un easter egg davvero molto molto figo. Ve lo mostro anche sulla mappa e si tratta di Assassin's Creed, poiché proprio in questa zona della mappa, guardate un po', quindi in pratica all'estremo sud, qui c'è il villaggio e qui siamo noi, c'è il logo degli assassini. Allora, lo vedete questo, raga? È capovolto. In pratica, la punta del logo è verso il basso e ora, se io mi affaccio da questa rupe, posso notare che è presente il logo. Qui c'è la zona, appunto, sottostante e questa è quella di sopra. Quindi, raga, davvero un easter egg molto molto simpatico e c'è da comprendere perché qui è stato messo così giusto da Ubisoft per, che ne so, una sorta di ringraziamento ai fan per l'apprezzamento della serie, oppure per qualche altro motivo. Ci sono altri easter egg di Assassin's Creed che non conosciamo? È bella domanda. Tra l'altro, proprio in basso a sinistra, sulla minimappa che ora vi zoomerò, potete notare appunto che il logo è molto più visibile in maniera chiara. Quindi raga, c'è da comprendere perché questo logo è qui e che senso ha. Io ho cercato anche un po' in zona e soprattutto ho notato che qui c'è un Izila morto e poi c'è questa caverna che volevo esplorare con voi. Dovrebbe essere non una caverna esplorabile così, una grotta vera e propria. Ecco, ma infatti solo una piccola rientranza in cui c'è carne rara. Cos'era? Non ho nemmeno letto, erano forse canne rare. Però vabbè, a quanto pare rimarrà un mistero per un bel po' di tempo. Quindi se voi avete altre informazioni in merito, mi raccomando fatemelo sapere. Tra l'altro, un altro easter egg che abbiamo già scoperto è stato quello in cui abbiamo visto addirittura lo scheletro di un drago preistorico. Vi lascio il link in descrizione di questo video nel caso in cui non l'abbiate ancora visto. Tra l'altro sono ritornato al villaggio e c'è la signorina che mi attira verso di lei. Cos'è che vuoi, sister? Vuoi che ti parli? Sì, l'ho capito. Udam scavano in tombe Wenja, rubano i doni per i nostri spiriti. Ecco, devo seguire gli scavatori Udam. Ok, non sarà un problema. Doni per gli spiriti. C'è ste missioni molto spirituali, ecco, chiamiamole così. E poi c'è anche quest'altro tizio che, come al solito, raga, ha sempre qualcosa da dirci. Cacciatore Wenja segue bestia oltre Menhir, ma non torna. Ragazzi, ma non è possibile che ogni volta ci sono sempre dei cacciatori che poi non fanno ritorno qui nel villaggio, ecco. Si perdono, perché non vanno in gruppi? Guarda come corrono spensierati, guardali. Potrei ucciderli, ma vabbè, lasciamo perdere. Doni per gli spiriti, inizia così la missione, improvvisamente. Devo raggiungere le tombe per trovare i tombaroli. Che poi non so perché, ma mi ricorda il bombarolo di Clash Royale. Nasconditi e aspetta. Probabilmente devo appendermi, ecco qui, e scavalcare la zona in modo tale da poterli poi colpire con le frecce da lontano. Quindi potremmo utilizzare anche le lance, ovvio. Però con le lance preferirei evitare. Aspetta che gli Udam lasciano le tombe. Ma gli Udam dov'è che sono? Eccoli là, guardali. Vengono a spaccare le tombe, chiamiamola così. Eccoli là, guardali. Noi abbiamo il doppio arco, quindi potremmo provare a colpirli. Guarda che mi vedono, oh, stiamo tranquilli. E tu, non farti vedere, tigre. E dai, cos'è che fanno? Guardali, adesso sembra che stanno per fuggire. Segui Udam fino al loro campo. Potrei lanciarmi qua, sì. Non ci ho fatto nemmeno tanto caso, mi sono lanciato direttamente. Avrei potuto fare una brutta, bruttissima fine. Non facciamoci vedere adesso. Guarda come corrono felici loro. Stiamo attenti, va. Cos'è che fa la tigre? Ma porca miseria, tigre, allontanati. Cerchiamo di allontanarla così, va. Ecco, ecco. Allontanata. Quindi si stanno per allontanare ancora di più? Mi sa di sì. C'è comunque quello che mi ha osservato. Penso che mi abbia proprio visto. Quindi adesso stanno comunque fuggendo. Io, raga, quello lo uccido. Almeno ci sono gli altri due che stanno andando verso il loro villaggio. Comincio a credere, raga, che il campo sia questo qui. Proprio perché vedo un bordello di nemici che stanno arrivando. Un paio li ho già fatti fuori, eh?
Qualcuno potrei provare a colpirlo così. Boom, fatto fuori alla testa. Colpito proprio in pieno. Eccolo qua il campo. Vigliacchi che non siete altro. Devo rubare le offerte che a loro volta ci hanno rubato. Tu cosa sei? Ah, donna, togliti. Vediamo se ce n'è uno, ecco, da colpire. Boom. Però adesso vorrei andare anche un attimo di cattiveria. Quindi proviamo a salire da questo lato. Non appena possibile gli do una botta in testa, ma sono tutti qua su. Eh sì, è probabile. Quindi, boom, messo a terra. Quest'altro farà una fine simile. Bene. Ora dovrei provare a recuperare un attimino tutta la roba che ci è stata rubata. Quindi, questo è il primo. Tamburo. Poi dobbiamo trovare il vaso. E poi la collana, che sono tutti oggetti che in pratica vengono dati ai morti, o meglio venivano dati ai morti per, tra virgolette, accompagnarli nel loro viaggio verso l'aldilà. Qui forse c'è il vaso, probabilissimo, infatti. E poi la collana, datemi la collana. Forse è sotto delle macerie, in una capanna. Probabilmente ce l'avrà addosso sto tizio che ho perquisito prima. Solo che non lo so se me lo fa recuperare. Sì. Quindi ho recuperato tutta la roba che mi serviva e ora devo riportare le offerte alle tombe. Mammut, state calmi, non voglio disturbarvi, me ne vado via. Già mi sa che mi stavano per inseguire, ma io li lascio perdere. Ci sono probabilmente altri nemici nelle vicinanze, però io preferisco ignorarli così, giusto per non avere altri problemi. Eccomi qua. Gli altri stanno già festeggiando per il mio ritorno e quindi collochiamo il tamburo. Quindi possono suonarlo. Poi mettiamo a posto anche forse quel vaso, di sicuro. Ecco qui. E poi la collana. Dov'è che va posizionata? Ah vabbè, proprio tra le offerte principali. Perché non mi fai mettere la collana? Adesso non fatemi incazzare. Ah ok, collana. Collana di grande guerriero, ricordo di tante battaglie. E quindi doni per gli spiriti. Missione completata. Invece adesso sono diretto verso l'altra missione, quella lì in cui dobbiamo in pratica trovare il Wenja che è stato catturato, malmenato, e probabilmente qualcuno gli ha fatto molto male. Oltre le pietre dovremmo forse, ecco, tramite la vista del cacciatore seguire la scia di sangue. Qui mi sa che ci sono degli indizi abbastanza chiari, perché il Wenja è ferito, infatti. Era piuttosto palese come cosa. C'era già del sangue all'inizio della missione. Eccolo qua. C'è il lupo. Quindi probabilmente i colpevoli sono proprio questi lupi. Almeno credo, ragazzi. Qui c'è un lupo bianco. Sono stati uccisi dagli Zila. Quindi ragazzi, i colpevoli allora non sono gli animali, ma gli Zila stessi. Guarda se sta fermo un cavolo di momento. Guarda, e poi mi attacca. Lasciamolo perdere, va. Noi dobbiamo appunto andare avanti con la nostra missione. Guardate qua ragazzi, un cadavere Izila molto fresca. Wenja vicino. Chi è che mi attacca? Ehi ehi, boom. Stiamo calmi, chi è che mi attacca? Ma ah, era nelle frasche e non riuscivo a vederlo, porca miseria. Sto salendo su questa collina e credo che il nemico sia vicino. Il cacciatore Wenja è là? Chi è che lo attacca? No, ci sono gli Zila. Ma porca miseria, raga. Allora, eliminiamoli tutti, va. Credo che la vita del cacciatore sia davvero bassissima. Guarda il sangue. Vediamo un po' se possiamo parlargli. Ciao, bro. Come va? Ok, a quanto pare arrivano altri Zila. E forse sono proprio là. Vediamo se riesco a colpirli quelli. Guardali, guardali. Devo provare a lanciare qualcosa, no? Troppo distanti. Allora, curiamo la nostra belva, così giusto per renderla felice. E poi andiamo di cattiveria, ragazzi. Forza, forza, anche se sprechiamo appunto le nostre preziosissime lance, chi cavolo se ne frega. Arrivano altri Zila ancora. Boom, preso. Incominciamo a creare anche altre frecce perché diciamo che costano di meno anche rispetto alle cose lì. Come cavolo si chiamano? Oh, perché sta morendo il cacciatore? Fermi tutti, fermi. Eliminalo. Porca miseria, cacciatore, resisti. Dov'è che sei? Mi sa che ha una vita molto molto bassa il nostro caro cacciatore. Eliminato.
E anche questo eliminato. Dai, ce l'abbiamo fatta? Potrebbe morire da un momento all'altro, quindi mi auguro che comunque sia felice per quello che abbiamo fatto. Forza! I Zilla combattono forte, ma tu più forte. Si è fatta notte nel frattempo. E guarda la belva! Si sta mangiando... Ma cos'è quella? La tigre dei denti a sciabola? Sì, ma non è la mia. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando ricordate di iscrivervi se volete nuovi video qui appunto su Far Cry Primal, lasciate un bel mi piace, proviamo a superare i 2000 e mamma mia fa paura questa tigre dei denti a sciabola, quindi con questo scontro io vi saluto e alla prossima, ciao!